spiritismo. Secondo te, Marco, qual è l'apporto più importante che ha dato questa teoria al pensiero economico? E secondo te, quali sono i pregi e i difetti, appunto, di questo approccio? Dunque, anzitutto devo ammettere che io sono un fan ai limiti del fanatismo della teoria del circuito monetario, che secondo me non descrive come talvolta viene inteso l'era fordista del capitalismo. In realtà fornisce una sorta di metaschema per interpretare le dinamiche capitalistiche. La teoria del circuito monetario nel suo insieme costituisce il punto di approdo di una serie di teorie e di riflessioni economiche in tema di moneta proveniente da autori diversi, per provenienza geografica e anche per provenienza teorica, ma portate a compimento nel corso degli anni 70 e perfezionate nel corso dei due decenni successivi. Secondo me il punto fondamentale, l'elemento centrale della teoria del circuito monetario è l'assimilazione del concetto di capitale monetario di Marx a quello di finanziamento iniziale di Keynes, e ciò vale a chiarire che l'elemento centrale di un'economia capitalistica, ciò che serve al processo capitalistico per essere avviato, è la creazione iniziale da parte del sistema bancario di un finanziamento che metta in grado il sistema delle imprese di acquistare la forza lavoro di cui necessitano per avviare la produzione. Ecco, la teoria del circuito monetario consente dunque di chiarire qual è il ruolo della moneta nel sistema economico, perché la moneta entra nel sistema economico e come la moneta entra nel sistema economico e come il circuito dei pagamenti viene chiuso. Questo mi pare il contributo principale della teoria del circuito monetario al dibattito macroeconomico. Un contributo che secondo me molto spesso è stato sottovalutato, frainteso, ahimè, persino da una parte degli allievi di Graziani, perché la mia impressione è che se c'è un difetto, visto che mi ha chiesto di parlare anche dei difetti, ci stavo pensando, della teoria del circuito monetario di Graziani, è che non è stata adeguatamente sviluppata dopo Graziani, per esempio per tener conto delle attuali dinamiche di finanziarizzazione capitalistica. Io credo che uno degli scopi delle giovani generazioni di economisti critici dovrebbe essere proprio quello di tentare questa strada.